Ai suoi tempi, Sokolov era il genio di Dunwall. Le sue invenzioni hanno trasformato la città. Ho osservato dalla torre mentre la capitale diveniva una prigione. L'oblio. Ma questa volta è diverso. Ti sorprende che sia riuscita ad attirarti qui? L'esterno mi ha marchiata da tempo. Ti ho fatto scappare dalla tua preziosa torre e ho trasformato tuo padre in pietra. Deve essere dura per te. Quando ero giovane, Jessamine ed io eravamo come sorelle e condividevamo un segreto. L'imperatore Colduin aveva un'altra figlia nata da una cuoca di corte. Sto sognando. Oppure è tutta opera di Delilah. Mi racconti come Jessamine? L'ho già detto. Quando sarai più grande? L'anno prossimo. L'hai detto anche l'anno scorso. Jessamine è più giovane di me. Jessamine è... Beh, è complicato. Un giorno cambierà. Cosa ho fatto? Sarò brava, lo giuro. L'anno prossimo, promesso. Giocavamo nella torre, ma di notte tornavo nei dormitori della servitù, tra scarafaggi e sbobba. Papà imperatore veniva a farmi visita, dicendo che se fossi stata brava, l'anno dopo sarei diventata una principessa. Poi, un bel giorno, Jessamine ha rotto un oggetto prezioso e il capospia ci ha scoperte. Lei disse che era colpa mia, così lui mi frustò a sangue nella serra. Mia madre perse il suo lavoro in cucina e quella notte stessa finimmo sulla strada, senza un tetto. Non sono stata io! Puoi dirmi chi è stata? Stavamo solo giocando! Giovane Jessica, tu cosa hai da dire? È stata lei! Ti hai in mente! È stata lei! Dio, vedemmo il peggio di Dunwall, finendo in prigione per debiti. Jessamine morì rapidamente per mano di un assassino, ma a mia madre ci vollero giorni dopo che una guardia le ruppe la mascella. Quando morì, mi buttarono fuori e, guardando le luci della torre di Dunwall, giurai vendetta. Lavavo lenzuola in un bordello e nel tempo libero dipingevo, finché Anton Sokolov mi prese con sé come allieva, per dirla gentilmente. Ero furba anche prima che l'esterno mi marchiasse e sopravvissi al peggio che l'impero poteva offrire. Ora è il tuo turno. Mia madre è malata, ha bisogno di aiuto. Tua madre se n'è andata mentre vendicavi. Ora è soltanto un sacco d'ossa, ragazza. Cosa? No! La sua condanna è finita e sarà buttata fuori con gli altri. Tu non puoi più stare qui. Difficile dire se la mia cara vecchia zia stia dicendo la verità. Dopo aver visto cosa avevano fatto a Sokolov, volevo uccidere tutti i complici di Delilah e del duca di Serkonos. Sokolov è l'uomo che ha trasformato l'olio di balena in un'arma e ha sconfitto la peste. E ora riesce a malapena a parlare. Le mani che hanno dipinto gli uomini e le donne più potenti del nostro tempo tremano tanto da non reggere un cucchiaio. Quando sarà in grado di parlare ancora, dovrà darmi un nome. Il passo successivo verso il duca Abele. E infine Delilah. Voglio solo un nome.
credi di più. Madre, non era un sogno, vero? Sono io la causa dell'amarezza di Delilah. Questa è tutta opera sua. E per questo morirà. Le nostre decisioni pesano. Sento che il mio tempo svanisce. In fretta. Anton, hai avuto 3 giorni per riposare. Dimmi come uccidere Delilah. Lo hanno torturato. Il suo corpo è pieno di ferite. Delilah siede sul trono e mio padre è scomparso. Lui è Anton Sokolov, la mente più brillante dell'impero. No, Emily. Megan ha ragione. Posso far muovere l'elettricità da un lato all'altro della stanza. Ma Delilah va oltre la mia comprensione. Venni a Ser Konos per lasciarmi tutto alle spalle. Ma quando sono cominciati gli omicidi, non ho potuto ignorarli. Quando Megan e io abbiamo ricondotto gli omicidi al Duca, era troppo tardi. L'uccisore della corona voleva me. Mi hanno tenuto in vita per le mie conoscenze. Ma ho visto cose. Jindosh aveva un ospite fisso, Brianna Ashworth. È la curatrice del Conservatorio Reale. Sì, Ashworth è pericolosa. È ossessionata dall'occulto quanto Delilah. Sembra che stia lavorando su un congegno chiamato Oraculum. Nasconde molto di più di quanto vediate. Se Ashworth è dalla parte di Delilah, devo eliminarla. Chissà quali sono le sue intenzioni. E cosa può fare questo congegno? È bello vedere il Conservatorio Reale, anche se è chiuso al pubblico. Svegliatemi quando Karnaca va a fuoco. Che quadro ne verrà fuori? Ci vediamo alla barca quando vorrete andare al conservatorio. Prenderemo la barca. Non voglio portare la Dreadful Whale più vicino del necessario. C'è un piccolo porto ai giardini di Syria, vicino al conservatorio. Posso portarvi fin lì. Siamo pronti? Sì, andiamo. La Gran Guardia sarà numerosa fuori dal Conservatorio Reale. All'interno, fate attenzione agli sgherri di Ashworth. Sono particolari, diciamo. Sono loro il pericolo maggiore. Un giorno mi dirai come hai conosciuto Ashworth. Un giorno lo farò, ma fidatevi di me. Ashworth è importante per Delilah. A questo proposito,
Potreste sfruttare l'abbazia dell'uomo qualunque per togliere di mezzo Ashworth. Sembra che il vice sacerdote di Karnaca tenesse d'occhio Ashworth da un avamposto segreto vicino al conservatorio reale. Dategli un'occhiata, potrebbe essere utile. Ricordate, se lavora ancora con Delilah, Ashworth è molto pericolosa. D'accordo, Megan. Ci vediamo. Che non hai mai visitato. Lady Sursha ha i soldi, quindi ottieni il legno che vuole. C'è qualcosa. Come se le cose non andassero abbastanza male. Ora devo anche fare attenzione ai malviventi armati di coltello. L'ufficiale tecnico ha detto che va bene. Ha controllato il muro di luce ed è salito a controllare il mulino. Tutto a posto. Perché? Ieri, che succede? Hai visto qualcosa? Ma dove sei? Allora vediamo. Cos'è stato? Il tuo giorno fortunato. Potrai conoscere niente meno che Betty, la donna pirata. Se vuoi vivere, è ora di pagare. Mai sentita. Oh, aspetta, è una cameriera giù a... Dovrai pur avere sentito le storie su Betty, la donna pirata. Tutte le cose terribili che ho fatto agli stolti che si sono rifiutati di cedere gioielli e monete. No, non ho mai sentito parlare di te. Ma prego, che cosa hai fatto alle tue prede? Ti hai dato un bel buffetto sul naso. Dannazione, perché devi sempre rovinare tutto? Quando ero io la vittima. Salve. Fornisco servigi affidabili? Questa è la mia bottega. C'è una mia conoscenza nascosta in un ufficio che dà sul conservatorio reale. Passereste a dare un'occhiata se vai da quella parte? Ci andrei io, ma c'è il coprifuoco. Non temere, farò in modo che ne valga la pena. Ci penserò su. Ti piace qualcosa?
Ma che piacevole sorpresa rivederti. Scommetto che il tuo acquisto ti soddisferà. Ottima scelta. Vediamo. Ho dei progetti per il tuo equipaggiamento. Non devo incartartelo, immagino. È stato un piacere servirti. Lavori preziosi rinchiusi nel conservatorio. Beh, aspettate di vedere me. Qualcosa che puzza qui. Aspetta a me il compito di pulire. Brianna Ashworth, curatrice del Conservatorio Reale. Per un po' ho creduto che Ashworth avesse dei legami con l'occulto a Karnaca. C'è qualcosa che non capisco. I sacerdoti sono la facciata dell'abbazia, ma le nostre sorelle dell'ordine oracolare sono altrettanto importanti. In tutta onestà,
Sospetto che ci sia qualcosa di strano nella loro setta. Invisibili cambiamenti nei loro proclami, piccole deviazioni dalla tradizione. Ma se le accusassi pubblicamente, i miei rivali nell'abbazia mi farebbero passare per eretico. Che Ashworth si sia infiltrata nell'ordine oracolare. Il vice sacerdote Byrne pensa che Ashworth stia interferendo con l'ordine oracolare. Se fosse vero, sarebbe un altro motivo per eliminarla. Interrato dal conservatorio e lì stanno facendo dei lavori, quindi manca una grata. Forse un animale è entrato lì ed è morto. Che schifo. Mi stupisce che la gente del conservatorio non si lamenti. Quel posto è quasi tutto chiuso, ma c'è ancora qualcuno. Qualche giorno fa c'è stata una consegna della Jindosh Clockworks. Qualunque cosa facciano, preferirei che l'ingresso non fosse così vicino alla fontana. Uno scorfano pinna più. Al massimo erano molluschi. Noia.
Devo capire come mai una spada nel cuore non abbia ucciso Delilah, la nostra nuova imperatrice. Provato a creare mastini spettrali per settimane, si è arresa. Dovevi vedere le cose deformi che ha creato. Tutte musi, denti e coca. È così che va il mondo, cara madre. Delilah porta il simbolo dell'esterno e parte dei suoi poteri arriva anche a noi. Non mi sembra giusto. Pensa se fossi lì a tessere reti o a portare mucche. I doni che riceviamo sono pur sempre meglio che di per sotto il gioco. Questo è vero. Un modo saggio di vedere le cose. Qualcuno è entrato nella sua strada. Madre, sarei in questa situazione se tu fossi ancora viva. Scopre che stai leggendo i suoi vecchi diari negli archivi proibiti. Si infurierà. Ho dato solo un'occhiata. Brianna era impegnata in qualcosa di elaborato prima che Delilah arrivasse a parlare. Volevo sapere cosa. Scherzavo, Tamina. Li ho letti anch'io. Credi che Delilah possa averlo fatto davvero? Ho sentito le stesse storie su Paolo. Thank you.
Quanti giorni mancano alla prossima luna rossa? Vediamo. Erano 6? 3? Sembra importante. Mi chiedo cosa faccia. Se riuscissi a sabotare il congegno di comunione di Ashworth, diventerebbe innocua. Quindi si può manomettere. Ashworth sarebbe tagliata del tutto fuori dall'oblio. Niente più stregonerie. Quel set di lenti può essere scambiato con quelle del congegno. Sembra che Jin Dosh abbia creato queste lenti alternate per il congegno di Ashworth. Le userò per sabotarlo.
Un cadavere? Ma che... Come se potessi nasconderti da me, Emily. Il piccolo passero nero è libero dalla gabbia, finalmente. Brianna Ashworth è morta. Bambina viziata, non ne avevi il diritto! Tu, che sei nata nella bambagia, non capirai mai quanto significava per me! E tutto ciò che hai rubato, tutte le vite che hai rovinato. Doveva essere mio, tanto per cominciare. Tutto ciò che è successo è sbagliato, ma non preoccuparti, sistemerò tutto. Ridammi il mio trono e mio padre. Vieni a prenderteli, ragazzina. Benvenuta nella mia torre. Il diario di Ashworth, capirò perché Delilah non può essere uccisa. La mia famiglia vedeva per me soltanto un matrimonio vantaggioso e innumerevoli figli. Mi avevano promessa un uomo 3 volte più vecchio di me, che ansimava pensando alla nostra prima notte. Ma poi è successo qualcosa. Delilah, da quando sono fuggita nel cuore della notte, non sono più tornata alla mia gabbia. Guardavo le stelle dei titti bevendo vino. Ero libera. E invece di andare dai sacerdoti per sposarmi, sono andata a far visita al banchiere di mio padre, sfuggendo la mia vecchia vita per raggiungere Delilah. Erano i giorni di gloria della congrega. Dopo la sconfitta di Delilah, per mano di Daud, la congrega si disperse. Mi sono fatta una nuova vita a Karnaca. Poi ho udito i sussurri dell'oblio che mi hanno portata ad Alduka. Li aveva sentiti anche lui. Insieme abbiamo riportato Delilah in questo mondo, conquistando l'impero della casa di Aramis Stilton, 3 anni fa. In tutte le isole, chi era stato con lei a Brigmoor, e prima ancora, percepì nuovamente il suo fuoco. La sua magia era tornata. Altri giunsero, nuovi volti, sangue fresco. Ora Delilah è immortale, eterna. Governa Dunwall e abbiamo un nuovo scopo: corrompere l'ordine oracolare. I sacerdoti si affidano alle profezie delle loro sorelle e presto noi influenzeremo i loro sogni e le loro visioni. Ma che piacevole sorpresa rivederti. Salve di nuovo. Vedo che hai trovato il prototipo. La tua conoscenza non ce l'ha fatta. Temo sia un lavoro rischioso, ma credo tu voglia sapere del pagamento. Prima di tutto, ovviamente, la provvigione.
Poi, se ti interessa, posso progettare qualcosa basandomi sulle sue meccaniche con cui potrai modificare i tuoi strumenti. E come segno di gratitudine, uno sconto presso la mia bottega. È un buon affare. Ma che piacevole sorpresa rivederti. Tutti quei capolavori preziosi rinchiusi nel conservatorio, dove nessuno può vederli. Oh, un vero peccato. Ottima scelta. Il distretto è silenzioso da quando il conservatorio è stato chiuso. Addio. E non scordarti di noi. È un piacere avere una giovane così unica nel nostro negozio. Allora è fatta. Ashworth non sarà più un problema. Bene. Ma, Emily, c'è dell'altro. Quando vivevo a Dunwall, ho fatto cose di cui non vado fiera. Non è un requisito per la cittadinanza? Ciò che ho da dire è la verità. Conoscevo Delilah e Ashworth. Ho creduto alle loro idiozie e sono finita sulla cattiva strada. Prima di tutto questo, pensavo che Delilah fosse morta. Non voglio parlarne ora, ma dovevo dirvelo. Ci sono cose di cui mi pento. Non sai mai di chi fidarti, vero? Tutti commettono errori, Imperatrice. Mi dovrete raccontare tutti i vostri segreti. Siamo pronti ad andare? Sì, andiamo. Torniamo alla Dreadful Whale. Un altro passo verso il Duca di Ser Konos e verso Delilah. Per anni, Delilah è stata qui, diventando sempre più forte, rivoltando la gente contro di me. Perché non l'ho notato? Cosa facevo in quel periodo? Fingevo di ascoltare a corte. Governavo tramite un esercito di burocrati in attesa di fuggire dalla torre di Dunwall. Beh, ora sono libera. Se solo potessi tornare indietro.